Buongiorno amici e benvenuti sul canale 9000 giri elaborazioni. Oggi vi volevo parlare di una vettura che diciamo sta andando molto bene ultimamente nella vendita delle auto, nel settore auto, che è la Cupra Formentor, che noi abbiamo già visto in almeno 4-5 occasioni, quindi abbiamo già fatto determinati lavori. Quindi siccome è una macchina un po' particolare, volevo appunto fare un'analisi di che tipo di vettura è e di quali lavori eventualmente possiamo proporre ai clienti che o sono in procinto di acquistarla o sono i fortunati possessori di questa vettura. Quindi la Cupra Formentor, che poi sostanzialmente è questa vettura, è stata lanciata sul mercato nel 2020 ed è la Cupra è il settore premium del marchio Seat, un po' come avviene con la Toyota, con il marchio Lexus in sostanza, cioè ci sono determinate case che costruiscono e spostano un settore considerandolo come premium, e questo è quello che accade per quanto riguarda appunto il discorso Cupra. Per quanto riguarda la Formentor, attualmente la vettura è proposta in tre versioni, con tre motorizzazioni, benzina, diesel e una hybrid. Allora, per quanto riguarda di benzina, ci sono motori 1500 TSI e 2500 TSI con potenze che vanno dai 150 ai 310 cavalli. Poi recentemente, nel 2021, metà del 2021, è stata introdotta la versione più potente, top di gamma, la VZ5, che è un 2005 TSI, quindi turbo benzina, da 390 cavalli. Questo è un motore particolare, è di derivazione Audi S3, e la particolarità di questa versione è che è stata pensata e prodotta in tiratura limitata. Ne verranno prodotte 700 esemplari, dopodiché quelli che ce l'hanno e gli altri si arrangiano. C'è una versione diesel, che è il 2000 TDI da 150 cavalli. Sappiamo che purtroppo i diesel, io sono un fautore dei diesel perché secondo me rimangono sempre una soluzione ottimale anche da un punto di vista di risparmio, di emissioni, cioè gli ultimi diesel e lo sviluppo che hanno fatto sugli ultimi diesel secondo me ne direbbe ancora la sua abbondantemente anche rispetto alle macchine elettriche, però purtroppo per il momento i diesel sono penalizzati. Esiste comunque la versione 2000 TDI da 150 cavalli. Come ultima opzione c'è il 1004 plug-in con motorizzazioni che vanno da 204 a 265 cavalli. Per tutte le versioni sono disponibili cambi manuali a 6 marce o DSG a 7 marce, quindi di ultima generazione. Poi la scelta del cambio manuale o cambio automatico è assolutamente soggettiva, noi non entriamo in questo tipo di valutazione. Preferiamo il cambio manuale, però comunque anche il DSG è un ottimo cambio e adatto anche a una guida sportiva. Le trazioni sono a 2 o 4 ruote motrici. E direi che sostanzialmente i concorrenti di questa vettura, che noi riteniamo appunto un perfetto equilibrio fra comfort e sportività, sono sostanzialmente o la BMW M2 nella versione M135 o la Mercedes GLA 35 AMG, quindi è una versione che è una vettura che si posiziona su un settore molto particolare. Noi ne abbiamo avute, come dicevo, un 4-5 in officina, sulle quali abbiamo sviluppato una serie di lavori che adesso vi elenchiamo, e devo dire che effettivamente è una vettura molto interessante rispetto alla massa di vetture che ci sono. È chiaramente un SUV, però è un SUV sportivo, ma molto, con molta personalità, con linee molto spigolose, costruito alla tedesca, quindi costruito molto bene, con veramente poche pecche. E devo dire che trovare difetti su questa macchina qui non è semplice, così come non è semplice andare a trovare dei miglioramenti. Le aree di miglioramento ci sono, adesso ve le spieghiamo, ma su macchine molto ben fatte si limitano a determinati settori. Quindi io inizierei parlando appunto delle modifiche fattibili, con la possibilità di modificare lo scarico. Adesso io chiaramente vi faccio vedere una chart. Noi di solito utilizziamo Ragazzon come partner per quanto riguarda gli scarichi. In questo caso Ragazzon propone
un terminale omologato, come può essere uno dei due terminali omologati, ovviamente a quattro uscite. La differenza che vedete tra l'ultimo e il penultimo è unicamente una questione estetica, nel senso che vengono proposte le uscite o in alluminio o in acciaio lucido o in carbonio, e da abbinare al terminale che ricordiamo è omologato, quindi sportivo omologato, andiamo a proporre un centrale diretto, che è questo, che va sostanzialmente a eliminare questa specie di pancia sul centrale ed è in grado di garantire una sonorità ottimale. Quindi diciamo che a livello di possibilità il cliente può scegliere o solo il terminale, oppure noi suggeriamo di fare un mix fra terminale e centrale per avere la sonorità ottimale. Abbiamo già testato su almeno tre di queste vetture che ci hanno proposto, che ci hanno chiesto di lavorare sullo scarico, e devo dire che il risultato è assolutamente ottimo. In alternativa a questo tipo di lavoro sempre sullo scarico, proponiamo come al solito il montaggio del sistema Active Sound Booster MaxHaust, che è questo, soprattutto per la versione diesel, ma eventualmente si può montare sicuramente anche sulla versione ibrida e anche sulle versioni benzina. Noi per il momento abbiamo montato, ce n'è stata una sola di versione turbo diesel. In questo caso va a ricreare una sonorità come se fosse un motore benzina a tutti gli effetti, cioè tramite app, come abbiamo spiegato più volte, si può selezionare un suono fra più di 30 disponibili, quindi bisogna avere due centraline, una centralina che si collega col sistema CAN bus e una centralina con la quale voi col vostro telefonino potete dialogare con il sistema. Quindi questo può essere una alternativa molto interessante se uno non vuole andare a modificare nello specifico alcune parti dello scarico. Diciamo che una delle caratteristiche di questo sistema è il fatto che, contrariamente all'altro che nasce e muore con la macchina, diciamo così, questo sistema, una volta che uno decide di vendere la vettura, smonta il sistema e lo monta automaticamente su un'altra macchina, anche una full elettrica. Quindi diciamo che la fruibilità e l'ammortamento, mettiamolo così, di questo sistema rispetto a uno scarico normale sicuramente dà dei vantaggi non indifferenti. Questo per quanto riguarda lo scarico. Passando al discorso elettronico, che è un'altra delle richieste che più spesso i nostri clienti ci chiedono, partiamo dal concetto che la Cupra è comunque una macchina molto recente e quindi sicuramente quelle che sono in circolazione, quasi tutte, sono ancora in garanzia. Quindi se la macchina è in garanzia, noi suggeriamo un sistema di modifica o di ottimizzazione dei parametri elettronici tramite la centralina Seletron, che sostanzialmente è questa, una Seletron C-Box, con la quale noi montiamo questo tipo di apparecchiatura, all'interno della quale noi carichiamo il software, che in alternativa potremmo caricare direttamente sulla centralina elettronica, che poi è questa qua. La differenza che cos'è? Che se io vado a caricare il software sulla centralina principale, quando porto la macchina in assistenza per qualunque tagliando, qualunque controllo, se se ne accorgono, diciamo che le case costruttrici non sono molto sono un po' restie al fatto che uno tocchi la parte elettronica e potrebbero fare delle storie sul discorso della garanzia. Se viceversa vado a installare il software su un componente esterno che io posso facilmente staccare con un sistema molto semplice, con uno sgancio rapido la tolgo facilissimamente, quando porto la macchina in assistenza facendo la diagnosi, loro non si accorgono che è stata toccata la parte elettronica e quindi il discorso della garanzia a questo punto non è più un problema. Ovviamente le potenze in termini di coppia e potenza variano a seconda delle motorizzazioni, a seconda che sia un 1.400 o a seconda che sia la versione più potente benzina 2005 o a seconda che sia un turbo diesel, comunque sono tutti incrementi di coppia e potenza assolutamente interessanti, nel senso che danno appunto più spunto, più corpo, un risparmio in termini di carburante e soprattutto quello che per noi è fondamentale, come dico ormai da tanti anni che mi vedete sul video, non vogliamo che venga modificata l'affidabilità meccanica della vettura. Quindi diamo le due opzioni, però su questo tipo di vettura, se la macchina è molto recente, suggeriamo un montaggio della Seletron. In abbinamento al discorso dell'ottimizzazione dei parametri della centralina, di solito proponiamo un altro sistema elettronico,
che è questo, si chiama pedal booster o pedal box, chiamiamolo come vogliamo, ed è un sistema che va a modificare la reattività sul pedale acceleratore. Quindi in questo caso con un tastierino io posso andare a accorciare i tempi di risposta del pedale, andando a togliere quel buco che qualunque macchina, ovviamente non solo la Formentor, ma qualunque macchina ha impostato dalla casa, e quindi il fatto di avere una maggior reattività, un minor calo di giri nei cambi di marcia soprattutto, rende la macchina più brillante e più interessante. In questo caso non si danno cavalli in più, cosa che viceversa avviene con la centralina, ma si va unicamente a ottenere un risultato in termini pratici molto più dinamico, molto più pulito, soprattutto nei cambi di marcia e in città o dove uno utilizza spesso e frequentemente il pedale acceleratore. Ultima cosa che possiamo proporre sulla Formentor, come ho già spiegato anche lì tante volte, è un intervento sulla turbina. Questa non è la turbina della Formentor, è un altro tipo di turbina, dove noi possiamo intervenire sostanzialmente andando a modificare la girante, le giranti. Questa ad esempio è una girante in Avional, mentre questa è una girante in acciaio normale. Adesso è difficile dover mettervele a confronto, comunque si capisce abbastanza bene che la girante in Avional rispetto a quella in acciaio, anzitutto è un materiale ricavato dal pieno. L'Avional è un materiale di derivazione aeronautica molto più leggero e molto più resistente, ma quello che fa la differenza sostanziale è la forma e il numero di pale. In questo caso viene proprio modificata completamente l'immissione di aria nel carter di aspirazione della turbina. Le palette, al di là della conformazione, andando a smagrire, diciamo così, questa parte centrale, che è il perno sul quale viene fulcrato la girante sull'alberino, andandolo ovviamente a ridurre, si allunga in sostanza la dimensione della pala. Aumentando la dimensione della pala, la pala stessa, che è anche una conformazione diversa, butta dentro più aria nel condotto di aspirazione, e questo crea un incremento anche di potenza. Quindi diciamo che questo tipo di soluzione dà due vantaggi sostanziali: uno, un incremento di potenza per una maggior quantità di aria in ingresso, e due, un minor lag, perché ovviamente diminuendo la massa non sospesa della turbina ovviamente si ha meno inerzia e quindi la macchina è molto più pronta. Quindi anche questo è un tipo di lavorazione che proponiamo su tutte le macchine turbo, in questo caso che siano benzina o diesel non importa. E quindi anche sulla Formentor potrebbe essere uno stage 2, quindi uno stage successivo alla classica rimappatura centralina, scarico e aspirazione. Per quanto riguarda l'aspirazione, e chiudo la parte motore, si può montare o il classico filtro a pannello BMC, KN, quello che vogliamo, in sostituzione dell'originale, o proprio c'è un kit di aspirazione che si chiama E-Venturi, specifico per questa macchina, completamente in carbonio, che è stato studiato per avere, proprio per modificare il flusso e la quantità di aria in ingresso. In questo caso, rispetto al classico filtro a pannello che fa respirare meglio il motore ma che da solo non può garantire chissà quali incrementi, un kit di questo genere, a seconda della versione, a seconda del tipo di motore, dà dei risultati in termini di potenza sicuramente molto più sostanziali che non appunto il filtrino a pannello. Per quanto riguarda il motore, direi che non andrei oltre su una macchina del genere. Passerei eventualmente alle altre, diciamo, le altri due ambiti che possiamo modificare, che in sostanza sono l'impianto frenante. Come ho sempre detto, gli impianti frenanti delle macchine ormai hanno superato, diciamo, non abbiamo più avuto, almeno recentemente, nel recente passato, abbiamo più avuto delle vetture con delle problematiche consistenti, con degli impianti sottodimensionati, come è avvenuto spesso e volentieri. Quindi anche l'impianto della Cupra è un impianto che, da un punto di vista di dimensionamento, è un impianto ben dimensionato. Dove si può migliorare sono i materiali di attrito, in sostanza, cioè rispetto a quelli di serie, che sopportano fino a una certa temperatura, possiamo andare a cambiare i dischi e le pastiglie. In questo caso proponiamo diverse soluzioni. L'importante è che siano dischi temprati per sopportare almeno 200-250 gradi in più rispetto a quelli di serie, e in questo caso ho la possibilità di montare un determinato tipo di mescola. Noi possiamo proporre fino a 4-5 mescole di
diversa a seconda di quello che ci chiede il cliente. Ovviamente una mescola più sportiva è più aggressiva rispetto a quella di serie, quindi essendo più aggressiva genera più calore e per questo motivo devo avere un disco che sopporti questo genere di sforzo in più, cioè di calore in più. In questo caso ovviamente andando a cambiare dischi e pastiglie non si può mai cambiare solo una cosa piuttosto che un'altra. Se uno vuole avere un risultato ottimale consigliamo vivamente di cambiare entrambe i componenti. In questo caso si va a accorciare la frenata, non andiamo a toccare la pinza rimane assolutamente quella di serie, che può essere un 2 pompanti, un 4 pompanti a seconda della versione, sicuramente ben dimensionata. Quello che cambia è il materiale. L'ultimo ambito dove abbiamo avuto richiesta di intervento è sulla parte ammortizzatori. Anche in questo caso la Cooper Formentor propone o il classico sistema molla ammortizzatore oppure, e quasi tutte le versioni da quella top di gamma fino alla 1004, quindi la versione un pochino più piccola, ammortizzatori a controllo elettronico. Quindi in questo caso si può comunque intervenire, anche se la macchina ha un sistema a controllo elettronico, con un emulatore elettronico che serve per disinibire il sistema di controllo dell'ammortizzatore, andando poi a mettere meccanicamente i componenti più performanti rispetto a quelli di serie. Qua c'è un ammortizzatore, un Bilstein PSS10, quindi un ammortizzatore a ghiera. In questo caso l'idraulica sarà sicuramente più performante e più sportiva rispetto a quella di serie. Questo tipo di ammortizzatore ha la possibilità di essere regolato in compressione e estensione per quanto riguarda la parte ammortizzatore, e attraverso queste ghiere, adesso qua in questo caso non c'è, ma qua sopra viene infulcrata la molla, che può essere regolata come precarico e come, entro certi limiti, l'altezza della vettura, agendo su queste due ghiere. Comprimendo chiaramente le ghiere si precarica la molla, scaricando le ghiere si scarica la compressione della molla e ovviamente in questo caso varia l'altezza della vettura. Direi che tutto sommato altri consigli, altre modifiche su una macchina che, ripeto, come ho premesso all'inizio, esce già molto performante e molto ben costruita, per il momento non ne diamo. Qualunque tipo di richiesta voi abbiate bisogno, ci chiamate, facciamo anche normale manutenzione, quindi non è detto che bisogna solo ed esclusivamente fare delle modifiche a livello di performance, ma possiamo anche aiutarvi facendo della normale manutenzione dei normali tagliandi, che ovviamente tengono conto di costi un pochino più economici rispetto a quelli che potrebbero chiedervi in normale assistenza. Qualunque richiesta voi abbiate bisogno ci chiamate in sede, potete consultare il sito www.9000giri.it, visitare la nostra pagina Facebook e soprattutto, cosa importante, cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale YouTube per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo. Alla prossima, grazie!